Ciao a tutti, sempre Viet. Oggi vorrei parlarvi un po' di letteratura russa in generale, ovvero vorrei dare dei consigli di lettura di alcuni romanzi russi che io ho trovato particolarmente interessanti e piacevoli da leggere. Mi permetterò dunque di dare dei brevi consigli sulla base del mio gusto, però chiaramente non andrò sull'ovvio, non vi consiglierò di leggere Anna Karenina di Tolstoj. Cercherò quindi di trovare dei romanzi un pochino più di nicchia. Allora, il primo romanzo che mi sento di consigliare, che è uno dei miei preferiti in assoluto, è Oblomov di Gonciarov. Non so se avete mai letto questo romanzo, ma è una cosa incredibile perché è di una genialità, di un'originalità, secondo me, davvero notevoli, soprattutto se pensiamo che è uscito nel 1859. Il protagonista è Oblomov, appunto, che è un giovane che non esce mai di casa per sua scelta, non lavorando e non facendo assolutamente nulla dal mattino alla sera, tranne meditare. La sua non è una pigrizia, ma è un atteggiamento molto più complesso, molto più sottile, davvero unico, perché io credo di non averlo mai ritrovato in nessun altro personaggio della letteratura russa e non russa, mondiale, di tutte le epoche. Smentitemi, se sbaglio, ma la sua appunto non è una pigrizia, ma è un atteggiamento di rifiuto verso la vita come la intendiamo tutti, quindi di vivere la vita nel senso normale del termine. Un rifiuto che fa parte di un suo atteggiamento filosofico, di un suo atteggiamento psicologico, davvero unici. Tra l'altro, di Oblomov c'è anche l'omonimo film degli anni Ottanta, sovietico, anche quello da vedere. Se volete leggere un Tolstoj un po' diverso dal solito, un romanzo che vi consiglio è La sonata a Kreutzer. È un romanzetto breve, perché avrà 150 pagine, una cosa del genere. E vediamo un Tolstoj molto diverso, un Tolstoj che per certi versi si avvicina a Dostoevsky. Infatti la storia è ambientata su un treno in cui un uomo confessa ad un altro uomo che si trova seduto vicino a lui e che quindi non conosce il suo uxoricidio, quindi l'assassinio della moglie, tratteggiando delle teorie molto interessanti sulla castità come possibile soluzione al degrado cui ormai l'uomo, diciamo della seconda metà dell'Ottocento, è giunto secondo Lev Tolstoj. E anche qui abbiamo tutta una visione filosofica molto particolare, se vogliamo molto di rottura, proprio perché se ci pensiamo la castità estrema è una delle cose più di rottura e più in teoria anche contro natura che esistano. Un altro romanzo che vi consiglio è un romanzo dello scrittore Solženicyn, di cui tutti conosciamo e abbiamo letto probabilmente Arcipelago Gulag. Allora, per non andare sull'ovvio, c'è un altro romanzo, ma preparatevi perché è un bel polpettone, nel senso che sono due tomi, ognuno da circa 400 pagine, Padiglione Cancro. Padiglione Cancro, che in alcune traduzioni è anche chiamato Divisione Cancro, e che in russo si chiama Rakovy Korpus, quindi edificio, palazzina Cancro, potremmo in realtà tradurlo. È un romanzo che Solženicyn ambientò in un ospedale, in una palazzina dedicata ai malati oncologici dell'Uzbekistan negli anni 50. E voi direte: cavolo, che allegria! Allora, sicuramente non è un romanzo allegro, sicuramente i romanzi russi non sono mai esattamente un'esplosione di gioia e di felicità. È un romanzo veramente stupendo, però, anche perché innanzitutto calcoliamo quanto sia interessante che in epoca sovietica uno scrittore creasse già una sorta di Grey's Anatomy, quindi quanto lui sia un genio e un visionario ad immaginare una situazione appunto di proprio di rapporti tra pazienti e dottori e quindi vicende ambientate in corsia ospedaliera, il precursore di tutte le serie TV che adesso tanto ci piacciono. Non c'è soltanto il tema interessante e insolito dell'ospedale, della malattia, ma c'è anche tutto un tracciato, una visione, un quadro della società dell'epoca, ma è di tutta l'umanità, della sofferenza dell'uomo, una visione filosofica che rappresenta il male assoluto, quello incontrollabile, cioè quello che non possiamo gestire, quello che non deriva dall'uomo, ma da qualcosa di altro, che è appunto la malattia, e l'accettazione, la difficoltà di vivere, di accettare di essere malati. Ha un finale commovente, meraviglioso,
che non vi anticipo, e ha un personaggio principale davvero particolare, anche qui una specie di antieroe, un tipo piuttosto strano, che si chiama Kostaglotov ed è soprannominato lo scroccone, e è un personaggio veramente moderno perché lui è proprio politically correct, lui è sporco, parla in modo dissacrante, lui è un donnaiolo, lui è cinico. Rimaniamo sempre in epoca sovietica, ma questa volta spostiamoci in un mondo diverso, molto più allegro. Ho appena detto che i romanzi russi sono tutti tristi, quelli dell'Ottocento principalmente sì. Nel Novecento, appunto, abbiamo invece anche altri tipi di storie, altri tipi di sviluppi. Infatti, per esempio, non so se avete mai letto niente di Dovlatov. Dovlatov è il classico scrittore sovietico che rappresenta in maniera ironica, leggera, divertente, ma allo stesso tempo anche profonda, perché molto mirata, la mentalità russa dell'epoca sovietica. È un libro prettamente e squisitamente russo, quindi per gli italiani non è facilissimo cogliere tutto. Persino leggendolo in italiano ci sono delle battute o delle situazioni che fanno proprio parte della vita sovietica. E allora la valigia di Dovlatov, Chemadan, è divisa in capitoli. Ogni capitolo è intitolato come un indumento ed è legato quindi ad un ricordo specifico che quell'oggetto concreto fa scaturire nella mente dello scrittore narratore. Dovlatov in generale è tutto molto divertente e ha questo stile unico, proprio inconfondibile suo. Lui credeva, dicono i critici, nella ulibka razuma, cioè nel sorriso della ragione, quindi in questa ironia intelligente. La semplicità, la velocità con cui lui descrive questi fatti concreti, semplici di vita quotidiana, dietro ai quali c'è sempre comunque qualcosa su cui ragionare, potrebbe farmelo, scusatemi il paragone un po' estremo, potrebbe farmelo accostare al nostro Vasco Rossi, no? È un po' il Vasco Rossi della letteratura sovietica. L'ultimo romanzo che vorrei consigliarvi è un romanzo dello scrittore Nabokov, che tutti noi conosciamo per Lolita. Se vogliamo leggere qualcosa di diverso, ma sempre in tema Lolite, perché si sa che Nabokov aveva un'ossessione per queste giovani fanciulle che in qualche modo inconsapevolmente seducevano gli uomini più maturi, allora ci sono due romanzi in realtà che vi potrei consigliare, completamente diversi l'uno dall'altro. Il primo è L'incantatore. L'incantatore è un libercolo veramente grosso così, che vi leggete in un pomeriggio, che ha uno stile di scrittura eccezionale. Sembra una poesia in prosa, è un continuo susseguirsi di metafore, di immagini, scritto veramente in una maniera incredibile secondo me a livello proprio di stile di scrittura, e quindi vale la pena di leggerlo per quello. La storia è molto in realtà drammatica ed è molto diversa da Lolita, non vi voglio anticipare nient'altro. E comunque il tema è sempre quello dell'attrazione fatale di un uomo maturo per una adolescente. Lo stesso tema c'è anche nella Camera Oscura, che in realtà in italiano è stato tradotto come Una risata nel buio, altro romanzo di Nabokov, precursore di Lolita, dico io, perché è stato scritto prima di Lolita, in cui la figura principale è questa giovane ragazzina di 15-16 anni che si chiama Margot, che in realtà, a differenza di Lolita e anche dell'incantatore, è estremamente consapevole di sedurre questo uomo più maturo e di mandarlo alla rovina, perché quello che ne scaturirà sarà allucinante. È molto interessante il personaggio di lei, perché abbiamo in un certo senso una rivincita femminile, abbiamo una ragazzina di strada che viene da una famiglia indigente, che è una sorta quasi di piccola prostituta, che si prenderà la sua rivincita sugli uomini e sul mondo intero. Però, nello stesso tempo, è un personaggio che non riesce completamente ad essere giustificabile per il fatto della sua vita difficile, perché rimane comunque piuttosto diabolico nei fatti. Nabokov ha sempre un po' questo modo di scrivere un po' filmico, infatti ne è stato anche fatto un film. Spero di avervi dato dei consigli interessanti. Se avete qualche altro libro, qualche altro romanzo russo interessante da consigliare, che non sia appunto proprio celeberrimo come Il maestro Margherita, o Guerra e Pace, cioè qualcosa di un po' più particolare, scrivetemelo pure qua sotto, che sono molto curiosa di sapere il vostro parere e di leggere altri romanzi che probabilmente non conosco e non ho letto. Un saluto, grazie a tutti, alla prossima, ciao!